Stato, per il governo, e vedere una platea così giovane. Anche io sono giovane e quindi anche per me è molto importante, sono molto emozionata. Intanto ringrazio moltissimo la senatrice Castellone che ci ha ospitato qui, del resto, quindi grazie. Prima di dare la parola a lei e dare la parola anche a Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, voglio dirvi al volo io chi sono e perché sto moderando questo evento. Io mi chiamo Carlotta Valitutti e sono vice direttrice di una radio web. Una radio web che lavora nelle scuole di tutta Italia è l'ambizione, ma in moltissime scuole dal nord a sud italiano sì. La radio in questione si chiama voicebookradio.com ed è una radio che è nata sul web, quindi diciamo che circa 10-12 anni fa ha scelto di abbracciare l'idea di una radio senza confini, una radio che possa letteralmente arrivare a tutti e abbiamo sempre pensato che il web potesse essere il nostro mare. E infatti è andata benissimo, quindi siamo stati molto pionieri, se volete, anche dell'impatto climatico zero, anche perché ormai l'FM insomma inquina parecchio e soprattutto tutte le radio sono anche sul web. Adesso, come dire, noi abbiamo una rete enorme di scuole in tutta quanta Italia e quindi parliamo alle nuove generazioni e il nostro obiettivo, per farla breve, è quello di divulgare, orientare, approfondire concetti e temi che servono alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni non vengono ascoltate. Quindi un gruppo di ex studenti insieme a professionisti si è unito, ha fatto un'associazione e si sono detti, e ci siamo detti, perché io ne faccio parte, sono una delle fondatrici, ci siamo detti ok, cerchiamo un linguaggio e un metodo che possa arrivare prima ai ragazzi, attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Quindi noi facciamo l'attuale PCTO, che sembra il nome di una malattia strana, ma vi assicuro che non lo è, anzi PCTO secondo me è anche meglio di alternanza scuola-lavoro perché sta per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quindi anche più logico, cioè ha più senso, perché la PCTO significa imparare delle cose che ti possono essere utili per lavorare, per vivere in realtà, perché noi non facciamo fare lavori forzati radiofonici, ovviamente. Io sono conduttrice, sono autrice. E sono stata chiamata da Parole Ostili perché con loro abbiamo fatto un format all'interno della nostra radio dal nome No Borders, quindi senza confini, per l'appunto, anche perché lo stesso obiettivo e la stessa mission di formazione e di orientamento di Parole Ostili sposa perfettamente quella di voicebookradio.com. Ed ecco perché sono qui. Se poi vi volete andare a vedere il sito e quant'altro, certo, avremo modo di parlare durante il corso di questo convegno che, ripeto, se esiste, se lo stiamo facendo e se oggi voi conoscerete tantissime realtà del lavoro del futuro, ma non solo del lavoro del futuro, del lavoro di oggi, che si basa e si deve basare tantissimo sulla parità di genere e sull'inclusione, è grazie alla senatrice Castellone. Quindi do la parola a lei. Preferisco alzarmi così mi vedete bene anche da dietro. Allora, intanto benvenuti al Senato della Repubblica, benvenuti a casa vostra, perché le istituzioni e il Senato sono casa vostra. Per me è importante avervi oggi qui ed è importante parlare ai giovani come voi perché credo che la politica debba sempre di più includere i giovani anche nella costruzione di quella che è la visione di paese che voi soprattutto avete in mente. Vi racconto un po' la mia storia, così facciamo amicizia e poi magari dopo entriamo meglio anche nel tema di ciò che tratteremo oggi. Allora, io sono un medico, una ricercatrice che quando nel 2018 ha scelto di fare politica, in realtà l'ha fatto dopo l'ennesima delusione perché tornata dagli Stati Uniti, dopo aver pubblicato lavori importanti, rientri nel tuo paese e pensi che la carriera possa essere meritocratica, che tu possa fare come sogni un percorso universitario, poi ti rendi conto che invece anche nei bandi, nella selezione dei candidati, purtroppo in Italia il merito non sempre viene riconosciuto. Io però sono molto testarda e ho sempre pensato che con l'impegno si riesca a fare tutto. E devo, in realtà, sono grata, e questo lo dico spesso, allo Stato che mi ha permesso di realizzare i miei sogni, perché quando io andavo all'università, allora le borse di studio erano, cioè, coprivano
tutta la platea di studenti meritevoli. Se io non avessi avuto all'epoca accesso alle borse di studio, venivo da una famiglia umile, mio papà era un artigiano, mia mamma una casalinga, quindi avrei avuto difficoltà a completare gli studi. Invece, grazie alle borse di studio, con l'impegno, sono riuscita a laurearmi in medicina, poi andare negli Stati Uniti e fare la ricercatrice e vedere che oggi no, questo non è più permesso ai giovani, perché oggi noi sappiamo che siamo un paese che ha una platea di aventi diritto alla borsa di studio che non riesce a coprire. Negli anni purtroppo i fondi a disposizione del diritto allo studio si sono ridotti, quindi noi oggi abbiamo tanti studenti meritevoli che per merito e per reddito dovrebbero avere accesso alla borsa di studio, invece non è così. E vi assicuro che è un dolore grande sentire e incontrare giovani che dicono io vorrei andare all'università, però magari vivo in una zona della città da cui non riesco a spostarmi per andare all'università, devo aspettare di poter comprare una macchina e poi magari mi iscrivo l'anno prossimo, non me lo posso permettere. Ecco, io penso che uno Stato che non riesce a mettere tutti i giovani nella condizione di realizzare allo stesso modo i propri sogni sia uno Stato che ha fallito in partenza. Quindi qual è la mia missione in questo percorso politico che sto facendo? È quella di riuscire davvero a combattere perché i giovani, tutti i giovani italiani, possano avere gli stessi strumenti per realizzare i vostri sogni, i propri sogni, per mettere a frutto il proprio talento. E quando vi dicono se non lavorate è colpa vostra perché non vi accontentate dei lavori che trovate, siete troppo ambiziosi, non gli credete, perché io penso che lo Stato, come un genitore, spinge il proprio figlio a fare sempre meglio, a fare sempre di più, e gli dice non ti preoccupare, io ti aiuto a realizzare i tuoi sogni, così debba fare lo Stato. Quindi è giusto che voi sognate di fare il lavoro che immaginate, che pensiate possa farvi realizzare come persona, e noi faremo di tutto per portare la vostra voce e per mettervi a disposizione quegli strumenti che devono servire a realizzare questo sogno. Oggi per me è importante ospitare qui Rosy Russo, e che sapete poi si presenterà bene, meglio lei è la presidente di questo bellissimo progetto che è Parole Ostili, perché credo che dalle parole, in generale dall'educazione, dalla formazione, debba partire quella rivoluzione culturale che sta interessando e che deve interessare sempre di più il nostro paese. Parlare di politiche di genere, parlare di inclusione, parlare di accesso delle donne a quelle materie come le materie STEM, che oggi sappiamo vengono considerate più appannaggio dei maschi, e ve lo dice una che ha sempre voluto fare ricerca, una che quando si è iscritta a medicina aveva una mamma che diceva sì, ma tu poi dovrai fare la ginecologa, così puoi organizzare tu lo studio, così fai nascere i bambini. Io dicevo no, io voglio fare la ricercatrice, e quindi so quanto è complicato e quanto anche gli stereotipi di genere che viviamo nelle nostre famiglie possano anche influenzare le nostre scelte future. Però è importante che noi facciamo capire sempre di più alle donne, e questo lo dicevo prima con Rosy, che non sono una minoranza, perché a volte quando si parla di donne è come se si parlasse di tutelare, no, una minoranza. Le donne rappresentano più del 50% della popolazione. Ci sono gli uomini e ci sono le donne, ma siamo esattamente la metà, anzi poco più della metà della popolazione. Allora, se questo passaggio non è un passaggio culturale, noi davvero non avremo gli strumenti che ci servono, che sono poi utili ed efficaci per fare quel cambiamento che invece serve al nostro paese. Io però credo tantissimo nella vostra generazione. So che voi avete una sensibilità particolare per questi temi, che per voi è normale parlare di inclusione, cioè tutto sommato è anche scontato, no? Che siamo tutti sullo stesso livello, che non c'è bisogno di fare politiche dedicate alle donne, perché le donne sono incluse e devono essere incluse allo stesso modo degli uomini. Ma quello che per voi è scontato, così come anche parlare di tanti temi etici, per voi è scontato, parlare di transizione ecologica, non lo è per le altre generazioni. Per questo credo che sia importante che la politica dia soprattutto a voi gli strumenti per far sentire la vostra voce, impari anche un po' a parlare il vostro linguaggio. Credo che questo incontro di oggi ci serve anche a questo, cioè a condividere e a imparare
a parlare la stessa lingua, perché a volte partiamo da piani diversi e quindi è proprio il confronto che manca. Quindi grazie a tutti e spero che anche per voi questa ora e mezza che passeremo assieme sia interessante e costruttiva. Grazie. Grazie, grazie senatrice Castellone. E a questo punto, prima di dare la parola a Rosy Russo, che anche lei ovviamente si deve presentare e vi deve dire un po' chi è, quindi dare un po' anche il contesto pratico dell'evento di oggi. Però vi faccio così una suggestione, la lancio soprattutto ai più giovani, rifacendomi alle parole della senatrice. È un periodo dove voi a scuola parlate moltissimo di transizione ecologica, di parità di genere, di donne. Adesso si introdurrà l'educazione sentimentale, cioè chiedetevi il perché, cioè come mai, non se ne parlava mica così tanto quando banalmente io andavo a scuola, figuriamoci quando i nostri genitori ci andavano, non se ne parlava, perché adesso sì? Quindi tenetevi a mente questa domanda e a fine di questa giornata provate a darvi una risposta. Rosy. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, io semplicemente vi do davvero il benvenuto, così da mamma di parole ostili, però lasciatemi fare. Innanzitutto, io credo che Carlotta, così giovane, così brava, meriti un applauso. Chi condurrà questa mattina è una di voi a tutti gli effetti, quindi ecco, brava. Grazie innanzitutto alla senatrice che ha voluto con noi questo evento. Anche questo non è scontato. Ha detto già tutto, quindi prima di me, condivido ogni singola parola delle cose di cui ha parlato fino adesso. Ed è bello trovare persone con cui essere così tanto in sintonia e con cui veramente provare a costruire, a disegnare un mondo diverso. E qua non siamo con l'aquilone, no? Non siamo qui a sognare delle cose impossibili. E guardate, a questo tavolo, ci tengo a dirlo, ci sono tutte persone che, oltre ad essere amiche o comunque belle conoscenze, sono persone di grande valore. E anche questo, vi dico, non è un dettaglio, no? Oggi sono persone con cui si condividono tutto quello che noi diremo oggi, che fondamentalmente è una passione enorme per il vostro presente e per il vostro futuro. Ecco, sta a cuore a ciascuno di noi in maniera diversa, perché vestiamo panni diversi, però assolutamente sì. Allora, io guardate, vi dico solo pochissime cose. In realtà l'evento di oggi, l'avete visto, si chiama Non è mai sbagliato. Però dite, ma come? Rosy Russo, che no, è la paladina del manifesto della comunicazione non ostile e che spesso invece dice, non è che lo dico io, ma che attraverso il manifesto ricordiamo che alcune cose forse sono sbagliate, perché questo conoscete benissimo, no? Cosa sta succedendo in questi giorni, quindi cori razzisti. Abbiamo vissuto tutti, no? la tremenda situazione della Giovanna Pedretti, di questo odio online, dopo, a prescindere dalla situazione in sé, ma quanto la rete in questo ultimo periodo sia davvero pesante, no? Possa davvero uccidere le persone, se non fisicamente, tante volte anche da un punto di vista proprio morale. C'è il grande tema degli influencer, persone che, e del tema, guardate, non nello specifico di persone, ma del fatto, è un tema di fiducia, sapete? Perché poi alla fine un po' tutti noi siamo influencer. Ci sono influencer più grandi, influencer più piccoli, ognuno è influencer nel suo piccolo. Allora, questo è una questione di fiducia. E anche qua c'è tanto, no, da confrontarsi. E poi c'è tutto il tema disinformazione, fake news. Sapete, l'intelligenza artificiale quanto sta sbarellando tutti noi su queste tematiche, perché ormai non sai davvero se questa cosa è vera, non è vera, chi l'ha messa in giro, eccetera. Queste sono delle offese pesantissime nei confronti delle donne, un lavoro che noi come Parole Ostili abbiamo fatto per Netflix un po' di tempo fa, abbiamo analizzato, se non sbaglio, erano 10.000 insulti nei confronti delle donne online. Queste erano tra le cose più così banali, ecco. Allora, il manifesto ci ricorda che le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare, gli insulti non sono argomenti, quindi se lo prendiamo in questo contesto non è vero che possiamo fare tutto e che non è mai sbagliato. Oggi siamo qua invece per dirci dell'altro. In queste situazioni mi piace riprendere Martin Luther King, che dice:
può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Allora su questo tutti siamo chiamati a tenere le orecchie, gli occhi aperti e per dirci, ok, cosa sta succedendo, come posso contribuire a migliorare questa situazione. E succede anche, anche nel mondo del, diciamo, del lavoro. Allora qua si è frizzata l'immagine, ma insomma questa è una GIF che mi rappresenta molto, perché appunto nell'immaginare cosa non è mai sbagliato sul tema invece del lavoro. Io sono, al di là dell'essere presidente di Parole Ostili, sono anche titolare di un'agenzia di comunicazione, ma soprattutto sono madre di 4 figli. Allora, alle volte mi domandano, ma com'è possibile, no, che tu riesca a fare così tante cose, perché alla fine si viaggia, perché... E io credo che se tu ami il tuo lavoro, se ci credi profondamente, se è il tuo sogno, tu riesci a mettere insieme tutte le cose. Non ci sono figli, non ci sono altri tipi di situazioni che ti fermano. Certo, insomma, c'è da lavorare, c'è da capire. Magari ci si sveglia un po' prima, magari si va a dormire un po' più tardi. Insomma, si fanno stamattina chattavamo verso le 5:15 noi due, se non sbaglio, no? Esatto. Però... si può riuscire a fare tutto, lo dico in particolar modo per le alle ragazze, ma lo dico anche a voi ragazzi, perché le vostre compagne future meritano di portare avanti i loro sogni e insieme meritate anche magari di mettere su una famiglia, insomma, quindi è tutto possibile. E, ieri eravamo in una scuola qui romana, adesso non so se conoscete quella ragazza che è al centro, qualcuno la conosce? Questo la dice, come dire, già ci fa entrare nel tema. Lei è Martina Tomaselli, è della Roma, è squadra femminile di calcio, sono prima in classifica in questo momento, se non sbaglio è centrocampista lei. E ieri in questo evento con i ragazzi, i ragazzi erano una scuola secondaria di primo grado, abbiamo affrontato il tema dello sport e della parità, no? Allora, sinceramente, tra le persone che sono qua, no, tra voi, alzi la mano chi crede che il calcio femminile sia uguale al calcio maschile o che abbia le stesse potenzialità. Ok, qualcuno poteva farlo, magari pochi, ma proprio non ci siamo, nel senso che il calcio femminile non sarà mai uguale a quello maschile, potenzialmente? Guardo i ragazzi. Ok, siete molto espliciti in posso, questo. Posso dire, forse sarebbe meglio di fare a Roma maschile, cioè visto come va, cioè femminile visto quella maschile, vista la classifica. Cioè, grande, oh. Ok. No, quest'anno cioè, si potrebbe vincere uno scudetto, cioè lo dico a tutti i tifosi romanisti, potrebbe essere un'opzione, scusa. Ok, allora guardate, è una questione di stereotipi anche qua, io non entro nel tema perché insomma sarebbe un altro intervento. Però di solito, guardate, gli stereotipi maschili, cioè l'uomo com'è? L'uomo è logico, l'uomo è razionale, aggressivo, è sfruttatore, è strategico, indipendente, competitivo, è un capo e un decisore. Gli amministratori delegati di tante nostre aziende in Italia sono uomini. Lo stereotipo femminile, che la donna è intuitiva, emotiva, è sottomessa, è comprensiva, è spontanea, è tollerante, è cooperativa, è un sostegno fedele, no? Ma questi sono degli stereotipi. Cos'è uno stereotipo? Non so se ne avete mai parlato, comunque penso che lo sappiate benissimo, ma vi faccio un esempio. Se le donne sono emotive, e questo è lo stereotipo, e gli uomini invece sono razionali, quindi insomma mettono in fila le cose molto di più, allora il pregiudizio che ne consegue è che come dire, le donne si fanno influenzare tanto dell'emotività. Il loro processo decisionale, soprattutto in ambito lavorativo, è condizionato, anche se inconsciamente, dall'emotività e allora piangono spesso. Ok? Quindi una donna meglio che non faccia l'HR, tanto per capirci, in un'azienda, perché si farà così abbastanza influenzare. Vado verso la fine, vi mostro questo. È una ricerca uscita poco fa che diceva appunto qual è lo stipendio netto mensile dei laureati magistrali, quindi chi ha fatto una laurea magistrale, nel 2016, a 5 anni dalla laurea. Vedete? Architettura e ingegneria civile, le donne prendono 1.593 euro, gli uomini 1.756, ingegneria industriale 1.007 contro 1.009. E probabilmente conoscerete questo dato,
per cui appena nel 2277 si stima che ci sarà una uguaglianza anche nelle buste paga tra uomini e donne. Allora io chiudo dicendovi invece no, è tutto possibile, ce lo dimostra Samantha Cristoforetti, non so se avete mai sentito parlare di Catalina Caricò, che appunto in epoca Covid ha scoperto, no, il vaccino. E chiudo tornando un po' al quel non è mai sbagliato, ma soprattutto rifacendomi al nome della trasmissione che abbiamo scelto, no, anche con Carlotta, No Border. Allora è un augurio, il fatto che vi sentiate liberi, che non abbiate confini, sognate le cose in grande. Io sono cresciuta con Walt Disney che diceva se puoi sognarlo puoi farlo, e quindi è l'augurio enorme che lascio anche a voi. Buona. Grazie Rosy. Vabbè, direi che queste slide un po' ci hanno lasciato senza parole, un po' ci hanno divertito e un po' vi hanno, mi auguro, dato dei dati davvero rilevanti su quella che è la situazione che noi oggi viviamo in termini di gender gap, di inclusione, di genere, ma soprattutto di quello che ci circonda al 100%. E c'è una cosa che sicuramente voi andrete a vedere una volta sì e una volta, un'altra volta pure, ed è un sito che cioè dove sicuramente avrete visto riassunti, versioni, equazioni, dove magari qualcuno fa anche ripetizioni, cioè è un sito famosissimo, io praticamente ci ho fatto il mio liceo, grazie a questo sito io ho superato la maturità, sto parlando di scuola.net, e a questo tavolo c'è il capo di scuola.net che è Daniele Grassucci, ciao Daniele. Ciao, buongiorno. Cioè, praticamente tantissime delle cose che voi riuscite a fare è grazie a lui. No, beh, sto scherzando, però insomma. Io non so se è un bene, però. No, attenzione che ci sono le prof qui. Va bene. No, no, per carità. Si ispirano, traggono libera ispirazione e poi rielaborano in maniera critica quanto. No, e soprattutto adesso, a parte gli scherzi, non solo per riassunti, per studiare, per fare ripetizioni, si può andare su scuola.net, però è anche è come se fosse un polo di informazioni per i ragazzi, cioè ci sono degli articoli che possono informare benissimo anche su quello che insomma si può fare, si può non fare. Che esce alla maturità. Esatto, anche che esce alla maturità quest'anno. Ah, molto bene, quasi tutti. Bene. Ottimo. Lo sapete che il PCTO è requisito d'ammissione all'esame? Lo sapete? Molto bene, molto bene. Quindi finite tutte le vostre ore e se vi manca qualcosa, cioè Voice Book Radio. Fantastico. Allora, ora, Daniele, le domande sono tantissime, perché ci devi raccontare un po' quello che fai, come lo fai, da quanto tempo lo fai, come ci sei arrivato a farlo. Ok, allora, faccio lo spacciatore di appunti. Bene. Quindi... Questo è il mio mestiere, a voi lo posso dire che lo sapete, no? Cerchiamo di essere un po' il fratello maggiore degli studenti, il compagno di banco, anzi, più che il fratello maggiore, perché nel 2000 ero uno studente come voi, avevo 17 anni, stavamo in terzo liceo scientifico, avevamo il problema di tutti gli studenti del liceo scientifico, che fanno il liceo scientifico convinti di studiare solo matematica e fisica e poi si ritrovano in latino. Cioè, quindi, anche qui, primo problema, personalità scientifiche si ritrovano a combattere con cose umanisti, quindi che fai? Cerchi le versioni sui bignami. Sapete cosa sono i bignami? No, ecco. No. Appunto, nella nostra generazione, quando avevi bisogno di un riassunto, una traduzione, eccetera, andavi in libreria a comprare il bignami, che era il riassunto, e pagavi. Però noi eravamo nerd e quindi eravamo i primi ad avere internet a casa. Quindi abbiamo detto, cerchiamo su internet e troveremo qualcosa. Non si trovava un tubo. Per cui abbiamo detto, perché non creiamo un sito in cui tutti gli studenti di tutta Italia possano condividere il loro sapere per aiutare altri studenti che sono in difficoltà come noi, quindi questo ci siamo detti, ma ecco la cosa, è qua il primo consiglio che mi sento di dare, oltre a dirlo abbiamo iniziato a farlo, male, fatto male, se io vedo scuola.net che abbiamo rilasciato nel 2000 faceva schifo se lo vedo con gli occhi di oggi, però abbiamo iniziato, quindi prima cosa è execution, se avete un'idea, una cosa, innanzitutto trovate un team, una squadra con cui metterla insieme, quindi nel nostro caso il compagno di banco, ma poi cominciatela a fare, cioè non dite sarebbe bello fare, cominciate. In questo caso non è mai sbagliato sbagliare. No, non è mai, anzi devi sbagliare, lo devi fare, è proprio un obbligo. In America addirittura c'è la mentalità del fallimento, cioè nel senso se tu sei uno start-upper e vuoi andare a chiedere i fondi per aprire un'azienda, se tu non hai un po' di fallimenti alle spalle, non te li danno perché
Se hai fallito, sì, è vero che hai sbagliato in quella situazione e non è andata bene, ma hai l'esperienza per fare meglio quella dopo. In Italia, se hai fallito, come dire, ti mettono un po' una croce sopra. Quindi nasciamo veramente nel 2000 da un progetto studentesco. E poi a un certo punto che succede? Finite le scuole superiori, i genitori ti dicono no, tu ti devi prendere il pezzo di carta. Cioè, sei obbligato a laurearti. Cioè, non ci sono altre possibilità. Mentre noi oggi sappiamo che ce ne sono anche diverse. Il che non vuol dire non studiare, non formarsi. Il che vuol dire percorrere delle strade alternative, tipo ITS Academy, tipo percorsi lavorativi che ti permettono di formare. Al tempo però, nel 2000, il genitore, come dire, che aveva l'ambizione che il figlio andasse avanti, ci hanno imposto di studiare. Quindi, siccome io avevo la passione, ecco, lo vedete qua, per la Ferrari, quindi volevo fare l'ingegnere aeronautico per andare a lavorare in Ferrari, io mi vedevo insomma al muretto lì con Schumacher e quant'altro, e quindi sono andato a fare ingegneria, ho fatto ingegneria aeronautica. Però ecco, poi nel contempo questo progetto andava avanti. Com'è andata ingegneria aeronautica? Andava bene, cioè, perché io sono un secchione, cioè, qualora non si fosse capito. Quindi ero over performante in tutto. Fantastico. Quindi, ho preso anche un dottorato in ingegneria aeronautica. Ma nel frattempo stavi già facevamo gli imprenditori, portavamo avanti il progetto di scuola.net. Ecco. Quindi poi ci siamo detti, ma cosa facciamo? Facciamo gli ingegneri, perché anche l'altro aveva questa malsana passione per l'ingegneria. So. Vabbè, ingegnere. Sono malattie, non è? No, ma insomma, come tante altre. Esatto. Insomma. E quindi ci siamo detti, cosa facciamo? Facciamo quel mestiere che è coerente con quello che abbiamo studiato, o facciamo quel mestiere che non c'entra assolutamente un tubo, almeno sulla carta, con quello che abbiamo studiato? E abbiamo detto, abbiamo 25-26 anni, se non facciamo i matti adesso, non lo faremo a 35. Quindi abbiamo detto, facciamo i matti subito. E quindi abbiamo deciso di fare questa scelta, e là i genitori sono impazziti. Ma eravate tutti i migliori amici? Sì. Ok, quindi anche questo, no? Cioè, compagni di banco letteralmente, c'era molta sintonia, vi trovavate, fiducia. Esattamente. Sono tutte, insomma... Si litiga anche tra migliori amici, come in un matrimonio, però la cosa importante è riprendersi dopo la litigata. E poi qua chiudo, perché ci sarebbe, diciamo, a scrivere un libro, probabilmente lo faremo su questa storia. Però ecco, un'altra cosa che mi sento di dire è che a un certo punto vanno percorse le proprie strade. Cioè, se tuo padre, tua madre, il sistema ti dice hai studiato una cosa e quindi ti mette in una scatola, tu devi provare a fare quello che senti, a fare qualcosa di diverso. Perché nel nostro caso questo ha funzionato. Io oggi mi ritrovo a fare il comunicatore, il divulgatore, il giornalista con una laurea in ingegneria. E, come dire, è chiaro che lo studio formale è importante, però ci sono tante cose che tu puoi imparare facendo. Io ho trovato dei giornalisti mentori che mi hanno aiutato a diventare un esperto di giornalismo, ho trovato dei mentori nell'ambito digital che mi hanno insegnato come essere, diciamo, come lavorare nel mondo digitale, ho trovato dei mentori che mi hanno insegnato a fare anche funzioni da amministratore delegato, perché nella nostra azienda, come dire, è un'azienda piccola, quindi sei operativo sul tuo tema, comunicazione, ma sei operativo anche sulla gestione aziendale. Quindi tutto questo però parte dai banchi di scuola, parte da una grande passione che mi alimenta ancora. Ecco, stamattina mi sono svegliato alle 5, ho cominciato a lavorare. Perché? Perché io ho ancora il pallino di poter riuscire a fare qualcosa di significativo per gli studenti. Ho trovato degli adulti che hanno avuto fiducia in me, che mi hanno permesso di sbagliare, che mi hanno permesso di crescere, e a mia volta, col mio contributo, voglio dare alle nuove generazioni la possibilità di sbagliare. Cioè, sbagliare, come dice Rosy, va bene. Cioè, nessuno è perfetto. Guarda, di uno perfetto non è uscito uno solo, almeno che io sappia, ha fatto pure una brutta fine, poverino, però ecco, tutti gli altri, come dire, siamo imperfetti, ma siamo perfetti nella nostra imperfezione, cioè nel senso ognuno di noi è un unicum che deve poter esplorare il proprio potenziale. Quindi ecco, oggi, se posso lasciare, dopo vi lascerò con una parola, però ecco, vi anticipo, non vi precludete nessuna strada. Va bene, dillo adesso, vai. Poi ti faccio un'ultima domanda, ma dillo adesso, okay. La parola. Ma la parola è non lineare, cioè oggi noi siamo... Chi ha visto Strappare lungo i bordi? La serie su Netflix. Ecco. Zero calcare. Zero calcare. Sì. E là ti dice che noi siamo stati, soprattutto la nostra generazione è stata abituata a viaggiare lungo un binario, cioè devi prima fare le sue scuole superiori, poi devi andare all'università, dopo l'università trovi il lavoro, dopo il lavoro trovi la famiglia, eccetera. La vita per molti è andata in una maniera molto diversa, quindi... E oggi sta diventando la regola, cioè il fatto che il mondo è complesso, quindi siccome è complesso, sono possibili per la stessa persona, per la stessa vita, tanti percorsi alternativi in maniera diversa. Quindi le nostre vite saranno sempre più non lineari. Ma questa non linearità non ci deve spaventare. È la situazione, dobbiamo sfruttarne le potenzialità.
Cioè, immaginatevi che pizza a fare sempre lo stesso lavoro per 40 anni. Oggi c'è la possibilità nella propria vita professionale, ma è anche una necessità, poi lo scopriremo, ce lo racconterà Walter probabilmente. Poi è anche un momento storico diverso. Cioè, esatto. Cioè noi saremo chiamati a cambiare, ogni 4-5 anni saremo chiamati a, se va bene, perché pure ad aggiornare quello che noi facciamo, a formarci, ad evolverci. Senti, quindi, a proposito di evoluzione e dell'evento di oggi, a livello di gender gap nella tua azienda, parità di genere, ci sono donne? Quante? No, come ti trovi? Il problema è questo. Siccome è un'azienda che nasce con una matrice digital, tendenzialmente facciamo fatica ad avere, premesso che noi nella selezione, come dire, non è che mettiamo uomo, donna, bambino, nero, giallo, rosso, eccetera. Per noi chi ha le competenze, in qualsiasi foggia si presenti, quel posto è suo. Cioè, non mi interessa assolutamente, cioè non guardo in faccia a nessuno. Quindi da dove viene, come è fatto, come tieni i capelli? Me ne può fregare di meno, come si dice a Roma. Però poi quello che riscontro nella pratica è che il fatto che ci sia comunque anche nei lavori umanistici, anche in tutto ciò che facciamo di umanistica, la comunicazione, una matrice digitale, effettivamente negli anni ha rappresentato un gap per l'accesso femminile. Nel senso, ho avuto molte meno candidature di donne, crescite professionali di donne rispetto alla componente maschile. Poi non parliamo del dipartimento IT. Nel dipartimento IT dentro l'azienda non abbiamo mai avuto una donna. Zero, neanche per sbaglio nelle selezioni. Allora quindi mi sento... Perché secondo te? IT, diciamo tutta la parte informatica, quindi programmazione, sviluppo software, sistemi informatici. Ecco, zero donne. Invece servirebbero tantissimo. Servirebbe uno perché siete molto brave ragazze. Cioè nel senso vi hanno raccontato una storia per la quale le ragazze e la matematica, le ragazze... e i posti decisionali e le ragazze i mestieri pratici e i mestieri diciamo tecnologici non vanno d'accordo. Stronzate, detto scusa. Si può dire in Senato? Ok. Okay. Sono cavolate, però sono delle storie che ci raccontano, come pure sono cavolate che gli uomini non possano prendersi cura di un altro essere umano, cioè nel senso, poi magari io non sono proprio adatto a prendermi cura di altri esseri umani, sono bravissimo. Beh, a modo tuo sì. Sì, a modo mio sì, ecco. Però ecco, tendenzialmente mi dai in mano una pianta, muore il giorno dopo, ecco. Vabbè, quindi, però su una piattaforma a tranquillizzare tantissimi studenti di tutta Italia ci riesco, quello mi riesce bene. Sulle piante, alla grande. Ecco, sulle piante anche rosi, quindi. No, però ecco, dobbiamo superare questi stereotipi, anche perché c'è una cosa molto importante, e vi rubo 2 secondi per raccontarveli. C'è una roba che si chiama effetto Pigmalione, che è una roba psicologica. Cioè, se io a una persona che magari... non è negata per una certa cosa, comunque è neutra rispetto a quella cosa, dico, se è un fenomeno in quella cosa, quella persona ci comincia a credere, diventa fenomeno davvero. Hanno fatto questo esperimento, hanno fatto dei test farlocchi e hanno detto ai professori, dice, guarda, Daniele, Marco, Giovanni e Giulia sono dei fenomeni in matematica. Non era vero, i professori però erano convinti di questo, quindi tendevano a guardare anche piccoli progressi come progressi miracolosi, a non considerare gli errori. Questi ragazzi si sentivano stimati, a fine anno hanno fatto una crescita superiore rispetto a quella di altri colleghi, solo per il fatto che i professori erano convinti che quelli fossero dei fenomeni. Posso fare una metafora che forse li aiuta a capire meglio questo effetto? Nella vostra scuola sicuramente ci sarà il bello e la bella, magari non sono né tanto belli né, cioè entrambi, però tutti lo dicono, tutti lo pensano. Lo storytelling è lo storytelling. E quindi poi ti convinci che quella veramente è la più bella ragazza della scuola o quello veramente è il più bel ragazzo della scuola, ma in realtà cioè va bene, ma anche no. Ok, un po' questo. No, esatto. Io appunto si vede qua la differenza. Io ingegnere, quindi ho letto il libro e ti racconto il libro. Le istruzioni, lei è giustamente più umanista e ti racconta l'esempio più calzante che riuscite, formazione professionale. Che riuscite a capire. E c'è l'altro effetto, l'effetto opposto, l'effetto Lucifero. Cioè se io convinco una persona di essere, come dire, a Roma una sega o una pippa, cioè nel senso una persona che non è capace a fare quel tipo di attività, quella persona poi effettivamente va male. In quella situazione. Quello è bullismo vero, secondo me. Sì, esatto, però alle volte ce lo facciamo anche da soli questo bullismo. Sì, sì. O alle volte ce lo facciamo attraverso gli stereotipi. Cioè, se io non ho mai visto, come dire, una calciatrice donna, perché non me ne hanno mai parlato, mi convinco che quello non sia uno sport per donne e che non ci possa costruire un futuro professionale. Quindi il mondo sta cambiando, all'estero molto più rapidamente che in Italia. Quindi mi sento di dire, se voi avete una passione, sentite fortemente di voler fare qualcosa di diverso rispetto a quello in cui il mondo, la famiglia, le istituzioni, la consuetudine vi vogliono incasellare, ecco, prendetevi il lusso di sbagliare. Grazie Daniele, grazie.
qui ce ne sono di persone, di mestieri. Scusami se ti interrompo, magari ecco, saluteremo adesso Daniele perché deve scappare, non va via perché non ne può più di noi, ma in realtà aveva un'incontro. Scusate, ho un altro evento e purtroppo sulla bilocazione non riesco ancora, quindi io devo andare prima da una parte e poi non sei nerd abbastanza allora, no, devi fare un ologramma. Ancora no, sono analogico da questo punto di vista, quindi adesso insomma vi saluto, però è stato un piacere condividere questo momento a tutti quanti voi, quindi ringrazio Rosy per l'invito, tutti gli altri relatori diciamo per l'ascolto che non potrò ricambiare, però insomma c'è la diretta streaming, quindi dopo me lo rivedo. Ti riguarderai. Me lo rivedo come su Netflix. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ciao, grazie. Allora, di mestieri e di professionalità qui ce ne sono parecchie al tavolo e adesso ne ascoltiamo e ne sentiamo un'altra. Allora, avete mai letto in giro sul web, ma pure su articoli che magari vi leggete banalmente su TikTok oppure su Instagram, la sigla CEO, C-E-O, che cioè, non so se voi sapete che cosa significa, non lo so neanche io bene che cosa vuol dire, ma so che è amministratore delegato, quindi sarebbe il vertice di un'azienda, chi decide, chi fa le cose, chi le programma, oppure cioè, chi dice addirittura che è chi fa fare le cose agli altri. Adesso ce lo facciamo dire da un amministratore delegato in persona, che è l'amministratore delegato di NTT Data. Ciao Walter, benvenuto. Ciao carissima, grazie. Bene, allora senti, raccontaci immediatamente che cosa fai. Ma allora, prima magari un'introduzione, perché trovo un fil rouge tra NTT Data? No, tra la senatrice e poi anche quello che ha raccontato Daniele, di percorsi che poi prendono una strada imprevista, no? Quindi anch'io, figlio di un artigiano, una mamma che gestiva un rifugio sui campi da sci in un paesino sperduto in montagna, e quindi nasco con un sogno predefinito di diventare uno sciatore, no? E quindi fino a 16 anni vivo, sogno e spero in un futuro che mi veda sulle piste da sci, campione di sci e così via. Arrivo a 16 anni, per una reazione uguale e contraria, smetto all'improvviso e per un altro mistero della natura decido che il mio futuro è fare ingegneria. Perché, un altro ingegnere, quindi. Sì, e perché? Perché lo diceva bene Daniele, l'effetto Lucifero. A me è capitato proprio quello, quindi a me è sempre piaciuto scrivere e per qualche strano motivo in italiano al liceo, ho fatto lo scientifico, quando facevo i temi prendevo dal 5 al 6, sempre, e quando venivo interrogato avevo notato che quando uscivo al prima fila il professore metteva 5/6. Se rispondevo bene cancellava 5 e se rispondevo male cancellava 6. E quindi mi sono trovato, in matematica avevo dei buoni voti, e quindi mi sono ritrovato a fare ingegneria e ingegneria ottoelettronica. Quindi faccio il mio percorso universitario, poi mi trovo nel primo impiego a lavorare sulle fibre ottiche e incomincio a provare un'angoscia totale, no? Quindi dico, ho sbagliato tutto perché non mi piace. Non vedevo l'ora di finire la giornata e mi alzavo la mattina con il magone di dover dire devo tornare lì. E quindi mamma e papà, visionari, dicono ma cosa puoi fare? Quindi scopro che alla Bocconi di Milano facevano questo master serale e quindi i miei genitori mi dicono dai, te lo paghiamo noi, se hai voglia di farlo. E quindi intanto che lavoravo in questa angoscia faccio questo master serale e mi apre un mondo. Quindi ho scoperto che ho fatto ingegneria, ma io con ingegneria non ci azzecco proprio nulla. Mi piace leggere, mi piace scrivere. Poi alla fine sono riuscito a realizzare il sogno di scrivere non un libro, ma tre. E quindi ho scoperto un nuovo mondo. E quindi, secondo me, il messaggio è seguite l'istinto e non quello che vi dicono. C'è un bellissimo libro di un'infermiera che seguiva i malati terminali, che dice sempre quali sono poi i rimpianti delle persone alla fine della propria vita, e una è sempre quella di aver vissuto la vita che qualcun altro ha scelto per te, no? Quindi il discorso seguite l'istinto, seguite il cuore e cercate quello che vi piace, no? Questo è quello che dico sempre ai miei figli, perché quando uno fa quello che gli piace riesce. E qui arrivo all'amministratore delegato, quindi a parte il nome che è bruttissimo, perché io lo dico sempre chief executive officer, per usare il termine inglese,
suona molto militaresco, no? Officer, l'ufficiale dell'esercito. Ecco, cosa sta, perché, CEO. Ecco, e amministratore delegato, amministratore, bruttissimo, delegato, ahimè, è vero, però è un mestiere meraviglioso, meraviglioso, perché citando Rosi, anch'io sono affezionato a quella frase di Walt Disney, no? Se puoi sognarlo, puoi farlo. L'amministratore delegato toglie il sé. Quindi il suo obiettivo, quello che deve fare è togliere il sé, quindi sognalo e fallo. E quindi è un lavoro stranissimo, perché è affascinante, perché tu plasmi come una creatura l'azienda. Io ho 10 anni che sono amministratore delegato in Entity Data in Italia e ho preso proprio all'inizio un'azienda che andava malissimo, no? Quindi decresceva, non assumeva, anzi aveva dovuto anche lasciare a casa delle persone. Ci dici un po' nello specifico di che cosa... Sì, ci occupiamo di tecnologia, quindi facciamo consulenza in ambito cyber security, intelligenza artificiale, internet delle cose, e tutto sulla frontiera della tecnologia. E cosa fai? Come amministratore legato, la prima cosa devi sognare. Quindi dire, io nel 2013 feci proprio questo, e dire, ma fra 5 anni, dove voglio che questa azienda sia arrivata? Che tipo di azienda vogliamo costruire? E questa è la parte bellissima, no? Perché poi è molto simile forse al lavoro dei politici, no? Perché poi tu in azienda devi raccontare un'azienda che non c'è, ma che tu vedi e dici là dobbiamo andare, e quindi devi convincere, trascinare tutte le tue persone a dire là dove dobbiamo andare. Quindi sei un po' disconnesso dalla realtà, perché parli al presente, ma è un futuro, no? Quindi, e devi prendere tutte le decisioni in quella direzione. E non devi piacere per forza a tutti. Non devi piacere. È come il buon padre di famiglia, si dice sempre, no? Quindi, o la buona madre di famiglia. Devi anche prendere decisioni magari non belle, non piacevoli, ma l'importante è essere coerenti e consistenti. E poi c'è l'aspetto invece più diabolico, no? Di questo lavoro, perché poi in italiano si dice sei il legale rappresentante. Quindi noi per esempio in Italia abbiamo 6.000 dipendenti, se uno di questi 6.000 fa una stupidata, commette qualcosa che non va bene, indagato e in carcere ci vai tu, no? Perché sei il legale rappresentante, quindi tu sei il rappresentante legale di tutte le 6.000 persone. Come il dirigente scolastico per la scuola è il rappresentante legale, qualunque cosa succede di negativo eccetera eccetera, se anche la colpa non è direttamente sua, poi in carcere ci va il dirigente. Ci vai tu. Quindi questo è l'altro aspetto difficile di questo lavoro, che soprattutto nei momenti difficili sperimenti la vera solitudine, sei solo. Dal racconto che stavi facendo prima, credevo, ma forse pure il pubblico, che te ne saresti uscito e avresti detto e quindi sono diventato editore di un'azienda tecnologica. No. Perché dici che ti piace tanto scrivere eccetera eccetera. I libri, scusa, con curiosità, su cosa li hai fatti? Allora, il primo sulla trasformazione dell'azienda, si chiama Il codice del futuro, siccome guido un'azienda giapponese, okay, mi sono quindi sempre un po' rispirato a questo paese misterioso ma molto profondo. E il secondo ho fatto sull'Italia 5.0, perché credo che il Giappone abbia oggi forse il modello di società più interessante nel panorama mondiale, perché vede l'individuo al centro e vede la tecnologia come un mezzo per realizzare i propri sogni. E questo è meraviglioso, no? Sì. Come le aziende, io dico sempre, il profitto è un mezzo e non un fine, quindi noi dobbiamo fare profitto per essere sostenibili nel tempo, ma non dobbiamo fare profitto fino a se stesso. Così questo modello di società. E l'ultimo, che è uscito a luglio dell'anno scorso, è L'azienda gentile. Allora, io non lo sapevo che tu avevi scritto dei libri, però ero convinta che questi libri erano sicuramente attinenti al tuo lavoro. Perché sei nei luoghi comuni, che diceva Rosi, no? Quindi magari tu pensavi che fossi uno sfruttatore. Ho avuto un pregiudizio. È però un pregiudizio. Che poi io l'ho conosciuto grazie al suo libro. Ecco, vedi? Tutto torna. E nella tua azienda, rispetto alla parità di genere? Male. Noi abbiamo il 30% di ragazze e donne in azienda. Noi abbiamo un punto, è stato citato all'inizio, noi tendenzialmente assumiamo profili STEM. Noi assumiamo ogni anno, negli ultimi 6 anni, dalle 1.000 alle 1.200 persone, quindi 1.200 ragazzi e ragazze, wow. E non le troviamo. 1.200? Ha detto 1.200.
1200 nel mondo. E in Italia. E abbiamo qualcosa come 500-600 posizioni aperte che non riusciamo a soddisfare. Quindi il mercato delle tecnologie oggi, ma sarà sempre più così per i prossimi almeno 10 anni, è che è un mercato in cui la crescita è bloccata dalla mancanza della materia prima, che sono le persone, i talenti. Quindi siamo disperati, stiamo aprendo in tutta Italia. Vi racconto questa perché è una cosa di cui sono orgogliosissimo. Nel 2016, a proposito di sognare, ho fatto mio la frase che il presidente Mattarella disse nel discorso di fine anno, no? Dicendo: questo paese non avrà un futuro se non risolveremo una volta per tutte il problema di donne, giovani e sud. Quindi donne, in questo caso noi ci siamo dati tutta una serie di iniziative, e il sud ce lo siamo presi a cuore, quindi rientra nella missione aziendale di restituire alla comunità. Noi siamo passati da 60 ragazzi e ragazze al sud, oggi a quasi 1000. A Napoli da 28 a 600. A Cosenza abbiamo, io a un certo punto giravo a proposito di storytelling e dicevo sempre a tutti i nostri clienti: noi abbiamo 3 centri di eccellenza, e mettevo sempre Tokyo, Palo Alto, quindi Silicon Valley, e Cosenza. E normalmente tutti sorridono, certo. Ma poi i grandi capi giapponesi sono venuti a Cosenza e hanno scoperto una qualità delle persone uniche. E il numero 2 del gruppo andò via, gruppo di 250.000 persone, disse: erano anni che non vedevo più gli occhi luccicare e brillare. Una crash istantanea. Bellissimo. Bello. E cosa facciamo giù? A Napoli, per esempio, adesso stiamo assumendo tante ragazze e ragazzi che vengono da linguistica per lavorare sui large language model, quindi sulla frontiera dell'intelligenza artificiale. Anche perché nel tuo settore le lingue si devono conoscere. Le lingue si devono conoscere nel senso di poterle, sì, parlare. Esatto, ok. Ma adesso sta emergendo tutto questo aspetto, quindi l'intelligenza artificiale sta aprendo molto questo mondo, e quindi dall'iperspecializzazione tecnologica quello che diventerà sempre più importante è saper fare le domande. E quindi, secondo me, l'Italia, avendo una cultura anche fortemente umanistica e un percorso di studi largo, ha secondo me un'opportunità incredibile. Ci occupiamo di cyber security, abbiamo mandato ragazzi a Tokyo a lavorare sulle auto a guida autonoma, sulla crittografia nelle telecomunicazioni. Quindi al sud cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato occasioni di lavoro meravigliose, con collaborazioni incredibili con l'università. Allora, potrebbe interessare a chi è collegato online, ma anche ai ragazzi presenti, la candidatura che si può fare per lavorare nella tua azienda e capire bene quale potrebbe essere il settore più affine alle proprie competenze, come si fa e se ci sono dei criteri. Cioè, devo avere una laurea, basta il diploma alla mano, devo completare un modulo, come... Allora, basta andare sul sito, NTT Data Italia. Storicamente guardavamo solo al mercato universitario, adesso stiamo investendo, siamo soci fondatori in 4 ITS. Quindi... Ma voi lo sapete tutti che cosa sono gli ITS? Ok, ve lo dico al volo in 3 secondi. L'ITS è Istituto d'Alta Formazione Superiore, praticamente è una validissima alternativa all'università, quindi col diploma alla mano, dopo che hai fatto i 5 anni di liceo, istituto tecnico, qualunque cosa, però col diploma alla mano puoi scegliere se andare all'università oppure andare in un ITS, che sono questi, diciamo, academy di 2 anni, dove fai 1000 ore di teoria e 800 ore di pratica del settore di riferimento scelto dell'ITS. Io vi consiglio di andarveli a vedere, perché rispetto a quello che diceva Daniele, che diceva la senatrice, che diceva Rosy, cioè le opportunità che adesso ci sono, 2024, sono talmente tante, quasi da farmi pensare, e da farvi pensare, che l'università possa essere un po' antica. Poi non è vero, nel senso che poi, a proposito di passione, uno deve seguire quello che sente, quindi se io mi voglio laureare in lettere, mi laureo in lettere e basta, cioè è ovvio, ma sappiate che esistono questi percorsi che vi mettono nella condizione di lavorare subito, ma non perché dovete guadagnare, ma perché così entrate nel meccanismo del lavoro. C'è gente che fa l'ITS e l'università in contemporanea, c'è gente che fa prima l'ITS e poi l'università, o dopo l'università scopre l'ITS e lo fa. Cioè, credo che uno come Daniele, appassionato di aeronautica, se fosse adesso nella condizione di scegliere di fare un ITS, adesso avrebbe fatto l'ITS aeronautico, perché esiste. Ok? È una validissima alternativa, noi lo stiamo guardando con tantissimo interesse, certo. Ovviamente. L'Italia punta a 20.000 studenti l'anno,
in Germania è 1 milione. Questo ci dice dove dobbiamo andare, no? Quindi abbiamo una direttrice chiara, è un'opportunità fantastica. E un ultimo appello, anche che prima toccavamo con mano, è ragazze, STEM e tecnologia. È un luogo comune sbagliatissimo, noi lo vediamo in azienda, le ragazze sono molto portate in questo ambito, è una bellissima opportunità perché si tratta di veramente plasmare il mondo del futuro che sarà immerso nella tecnologia e non da ultimo, post pandemia, è forse una delle professioni e delle carriere che offre una flessibilità incredibile. Noi oggi siamo ancora 1-4, quindi un giorno indicativo presenza in ufficio, 4 giorni il lavoro smart. Dico smart e non remoto, non a caso. Quindi nel futuro, secondo me, è un mondo che si presta tantissimo per dare le opportunità alle ragazze invece di scegliere queste professioni, questo percorso di studi, perché il mondo ne sarà invaso, no? Quindi... Allora, visto che tu ti sei descritto come una persona, cioè, che deve avere fermezza di decisione perché fai l'amministratore delegato, no? Con fermezza ci dici una parola che possa rappresentare non solo quello che tu fai, ma anche che possa essere di buon auspicio per i ragazzi che ci sentono, sia online che qui dal vivo, visto che con Parole Ostili di parole si parla. Beh, se è una parola che rappresenta quello che è stato per me questo percorso è passione. 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 Ok. Grazie Walter. A te. Parole e passione sono una P al quadrato che hanno contraddistinto Rosy Russo nell'ideare un progetto significativissimo che potrebbe essere, secondo me, un progetto che può realmente cambiare la vostra visione di futuro dopo scuola. Perché nel pratico, grazie a questa idea, cioè che viene da un'idea di Parole Ostili, voi potete capire cosa è meglio che facciate, cosa è meglio che pensiate, addirittura dove è meglio che voi possiate specializzarvi. Sto parlando di una piattaforma che si chiama Mi Assumo, di cui, Rosy, se ci puoi dire due parole, almeno così... Ok, veramente ve ne dico una, perché dopo c'è Benedetta, certo. Ascoltiamo Benedetta perché avrà un sacco di cose da dirci molto molto interessanti. E, no, semplicemente guardate, dall'esperienza di Parole Ostili, quindi noi incontriamo quasi 1 milione di studenti direttamente o indirettamente, lavoriamo con 1 milione di studenti all'anno e dall'altra parte entriamo molto spesso nelle aziende a fare della formazione, a portare il manifesto, a capire come quei principi possono concretizzarsi, no, nella vita degli adulti, e sentendo spesso anche tanti HR, allora ci siamo domandati ma perché non creare un qualcosa che favorisca da un lato il tema dell'orientamento? Guardate, quando noi abbiamo iniziato a pensare a questa piattaforma non c'era ancora la riforma dell'orientamento del ministro Valditara, quindi stiamo parlando di 2 anni e mezzo fa, e dall'altra parte qualcosa che potesse avvicinare voi più facilmente al mondo del lavoro. Così è nata Mi Assumo. Ve la appuntate, lo dico anche alle prof, magari, o ai prof, miassumo.com. È una piattaforma che, attraverso giochi di ruolo e gamification, vi permette di fare le 30 ore all'anno, perché voi in teoria dovreste fare 30 ore all'anno di orientamento. Adesso si parla di un e-portfolio. In realtà su questa piattaforma c'è un'intelligenza artificiale che raccoglie tutto quello che voi, in qualche maniera, i segnali che lasciate, e vi restituisce una sorta di curriculum. È un curriculum molto particolare, perché parte dalle competenze chiave dell'Unione Europea. Non so se vi dice qualcosa questo, ma i vostri professori sì, perché sono un po' le basi su cui si costruiscono anche i vostri percorsi. Fatto sta che voi fate 30 ore con i vostri insegnanti, ma poi in questa piattaforma, dove ci stanno loro, ci state voi e ci stanno anche le aziende, potete scoprire centinaia, e adesso sempre di più, speriamo di arrivare presto a migliaia, di professioni. Professioni attuali, professioni tradizionali, ma soprattutto le professioni del futuro. E lì sopra c'è scritto anche come ci potete arrivare, cioè se andando a un ITS, se andando all'università, oppure scegliendo l'una cosa o l'altra, e così facilitare il vostro ingresso, cioè non solo il vostro percorso di studi, ma anche il vostro ingresso nel mondo del lavoro. Perché dall'altra parte, in questa piattaforma, ci entrano anche le aziende, che possono vedere i vostri curriculum e quindi mettersi in contatto con voi. Ma insomma, ecco, era proprio, ve la lancio come curiosità,
Magari ecco, parlatene voi con i vostri insegnanti, oppure voi insegnanti, se avete voglia, sbirciate sul sito e al limite ci potete contattare. Stop. Grazie Rosy. Avete presente LOL, League of Legends? Vabbè, diciamo di sì, dai, spero che qualcuno di voi sì, però non dice la verità. Ma sappiate che mi assume molto simile, versione lavoro però. Quindi anziché andare su LinkedIn, Indeed o Click Lavoro, a livello di formazione, istruzione, le ore che vi ha detto, l'orientamento, quindi c'è tanto altro, e mi assumo. Quindi se avete presente League of Legends, secondo me ci somiglia parecchio. Bene, detto ciò, adesso do la parola ad una persona che fa un lavoro che forse è molto più vicino a voi. Perché? Perché lei raccoglie talenti, quindi è un po' la talent scout della situazione, quelle che c'erano tanto tempo fa, che andavano a cercare il talento nel cantante, il talento nel musicista o il talento nell'attore. Ecco, lei lo fa per i creatori digitali, i content creator, che sarebbero quelli che voi vedete su TikTok che fanno video virali, quello che vi fa ridere tantissimo, quello che vi piace da morire, quella che schifate, quella che invece tenete come riferimento perché magari vi dà tutte le informazioni interessanti sull'attualità, oppure Mattia Stanga, che non so se ci avete presente, però insomma lui molto famoso, andrà anche a Sanremo quest'anno e lei, diciamo, raccoglie anche quel talento lì. Talento non inteso come spirito, ma inteso proprio come persona che, come diceva Rosy, fa l'influencer un po', cioè siamo tutti un po' influencer, ma c'è chi ha deciso di metterlo a sistema. Lo fa un po' più di noi. Lui. Esatto, c'è chi lo fa un po' di più e chi però, dai, mette pure un po' in fila, no? Mette in fila i contenuti, eccetera. Quindi vi presento Benedetta Balestri. Ciao Benedetta. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Mi sono messa qui perché ho preparato qualche slide. Sapete, quando Rosy mi ha chiamata e insomma mi ha invitata ad essere qui oggi, mi ha chiesto, insomma, racconta il tuo percorso professionale, personale a voi. Intanto ho accettato subito. E poi come seconda cosa ho cercato di teletrasportarmi a, credo, circa 12 anni fa, oggi ho 30 anni, ripensando un po' a tutte quelle emozioni, alle aspettative che avevo quando avevo la vostra età, alle frustrazioni che, insomma, mi accompagnavano. Ed è stato, insomma, ripensare a tutto questo percorso, consiglio sempre a tutti di farlo in qualsiasi momento della vita, cioè rivedere da un'altra prospettiva quello che è successo aiuta sempre a dare un significato diverso alle cose. Io mi chiamo Benedetta Balestri, oggi sono un'imprenditrice e nel 2017, come Carlotta raccontava, ho fondato un'agenzia che si chiama One Shot Agency, che è diventato oggi un gruppo. Ci occupiamo di comunicazione e più nello specifico di influencer marketing, quindi rappresentiamo un pool di creator che nascono da TikTok ma che sono attivi anche su altre piattaforme e accompagniamo le aziende, insomma, a scegliere su quali creator investire, su come farlo, con una grande attenzione alla creatività. Se devo pensare, insomma, alle radici del mio percorso e a come poi sono arrivata a fondare un'agenzia a 23 anni, c'è una parola che tra l'altro è una parola ricorrente anche nei discorsi di tutti, che è il talento. Nel senso che per me il talento è un concetto che ha radici molto profonde, cioè una sorta di ossessione. Insomma, non so, ma credo un po' per tutti, cioè siamo cresciuti in una società che ci abitua a pensare che il talento ce l'hai o non ce l'hai. E io, insomma, da piccola, anzi piccolissima, anche insomma con i miei genitori, con le loro aspettative, ero alla ricerca di questo talento, no? E vuoi perché ho iniziato a studiare molto presto pianoforte, ero convinta che dovessi cercare questo talento in un ambito artistico, creativo. L'ho sempre collegato proprio al pianoforte, al canto, alla danza. E ho pensato quindi fin dai primissimi anni della mia vita che quello fosse il mio percorso, cioè diventare un artista. Gli esordi non sono stati dei migliori, nel senso, eccomi, papà si aspettava che facessi Maria nella prima recita scolastica, ma ero il bue e quindi già da lì non l'ha presa molto bene, però ha comunque deciso di investire nel mio percorso e facendomi, insomma, studiare recitazione, insomma, abbiamo superato quella cosa e diciamo che poi tutti gli anni di, insomma, impegno, studio, disciplina mi hanno portato anche a prendermi diverse soddisfazioni. Mi sono trasferita
a 15 anni a Milano, io abitavo in una città in provincia di Pavia e ho iniziato a frequentare un'accademia di musical e diciamo prestissimo sono stata scelta per delle commedie musicali e musical che mi hanno portata in giro per l'Italia nei teatri. E quindi, insomma, cioè, la carriera era partita, non potevo, cioè, così presto, avere dubbi su quello che sarebbe stato il mio percorso, no? Andare all'estero, magari, insomma, iniziare a cercare di fare quel passo in più, però, insomma, era abbastanza scritto. E in quel momento, nonostante fossi ancora giovane, c'era comunque una voce dentro di me che non mi faceva essere pienamente soddisfatta. Non so se vi capita, però le cose magari vanno bene, oggettivamente vi tornate a casa e dite caspita, cioè sta andando tutto bene, però c'è una sensazione poi dentro, un po' nello stomaco, che ti fa chiedere ma boh, che cosa sta succedendo? Ed era esattamente la sensazione che io vivevo, nonostante insomma tutte le persone che mi circondavano fossero orgogliose di quello che stavo facendo. Ed era il quarto anno di liceo e mi ricordo che mi proposero di partecipare a un percorso estivo che guarda caso si chiamava Scopri il tuo talento, organizzato dall'Università Bocconi. Io non avevo mai considerato l'ipotesi remota di un piano B, cioè figuriamoci di iscriverci all'università. Però era un corso estivo, io non avevo impegni e mi avrebbe portato al termine del corso a, diciamo, a fare un test facilitato per l'ammissione, che io feci, ero anche una gran studiosa, una schiona, e lo passai. Quindi al termine del liceo io in realtà avevo già in mano l'accesso all'università e insomma, complici queste sensazioni e questo desiderio e forse anche mia mamma che mi ha detto forse è il caso che un'università la provi, ho iniziato un percorso, ho studiato economia per arte, cultura e comunicazione e non posso dire che sia stata l'università a darmi le chiavi d'accesso al mio talento, ma le competenze, il metodo di studio, le persone che ho conosciuto e le opportunità che mi ha dato sono stati fondamentali per ricalibrarmi. Il terzo anno, scusate, di università sono stata scelta per un internship in America. Io nel frattempo continuavo a fare spettacoli, cioè per me ancora il musical e il mondo dell'arte erano centrali. Però ho scelto di fare questo stage all'estero, grandissima opportunità, e mi ricordo esattamente questa immagine è significativa per me, perché già nel momento, insomma, su quell'aereo, sapere che stavo andando dall'altra parte del mondo, lontana dalle aspettative dei miei genitori, dalle aspettative dei professori del liceo, dei professori dell'università, di tutti gli amici, che soprattutto su quello che era il mio percorso artistico, cioè si erano autocreati delle aspettative su di me, quindi era come se non avessi via d'uscita. Ed è stato là, dall'altra parte del mondo, che a un certo punto mi sono chiesta, ma io davvero, cioè, che cosa posso raggiungere? Nonostante tutto quello che ho fatto in questo tempo, che cosa voglio davvero raggiungere? E c'è una frase in particolare, a volte capita, ci sono quelle frasi, lo vedrete nel tempo, che magari di una canzone, di un libro, che non si sa perché, ma vi rimangono impresse. Tipo tatuaggio, e me la disse una persona, che un estraneo familiare, cioè probabilmente uno capitato al momento giusto, al posto giusto, che in una serata mi ha detto questa frase che però oggi significa tanto per me. Questa sono sempre io che comunque suonavo al piano bar. Ecco la frase: "The world is your oyster, you have multiple careers and choices ahead, enjoy the adventures." Questa immagine, cioè immaginare il mondo e la vita come un'ostrica, no? Che con grande fatica, con grande difficoltà e fortuna, all'interno di un'ostrica potrei trovare una perla. Cioè io ho immaginato la perla come proprio l'immagine del talento, di quello che stavo tanto cercando. E l'idea di poterlo applicare a molteplici carriere e scelte mi hanno completamente liberata. Cioè l'idea che io potessi cambiare idea tante volte nel mio percorso, che potessi scegliere di essere altro e poi fare e poi scegliere ancora e poi cambiare idea, quella visione di essere tante cose mi ha stravolto tutto quello che è successo dopo, perché mi sono svincolata dall'idea che mi ero fatta di me
e da tutte le aspettative delle persone che si erano fatti la stessa idea, perché era quella che io avevo raccontato di me. E per la prima volta ho visto le opportunità che mi circondavano. È stata proprio una sensazione come quando dopo l'apnea, diciamo, finalmente respiri. Sono tornata in Italia e ho sognato di fare la giornalista, poi ho capito che mi ero sbagliata e ho cambiato idea di nuovo. Ho detto, vabbè, comunque l'ambiente era quello, amavo il mondo del cinema, proviamo a lavorare come assistente di produzione. Mi ero sbagliata, quindi ho cambiato idea di nuovo. Ho detto, proviamo con la musica, cioè nel senso ci sono cresciuta, andiamo nel backstage di un teatro. Mi ero sbagliata anche lì, ho cambiato idea di nuovo, ma quando mi è arrivata l'opportunità di investire su un percorso imprenditoriale, ho conosciuto quelli che sono i miei attuali soci e mi hanno chiesto, insomma, di investire con loro il tempo e le energie su un'idea che era quella appunto di costruire una talent agency, io ho accettato e quella volta ho capito che non mi ero sbagliata. Ma ero pronta, sono stata pronta a accettare quell'opportunità perché sapevo che non era per forza una scelta decisiva per la mia vita. E quindi non so se ho trovato il mio talento, però senz'altro di talenti credo di averne costruiti, che sono i ragazzi, appunto i creator con cui collaboro, questi sono solo alcuni, sono tutte le persone che oggi lavorano e le strutture che poi abbiamo creato in questi anni, proprio perché il settore dell'influencer marketing è in grandissima crescita, ci sono tantissimi nuovi ruoli, stiamo un po' disegnando quello che accade in questo settore. E non credo di dovervi spiegare di che cosa si tratta. Di solito mi viene chiesto di farlo di fronte a platee di boomer, perché non capiscono bene che cosa sono gli influencer. Tranne i presenti, logicamente. Tranne i presenti. Però una cosa che mi viene detta spesso da vostri coetanei è, vabbè, insomma, i creator, cioè non hanno talento, alla fine fanno delle foto, guadagnano soldi. Vero. Vero in alcuni casi, come in qualsiasi contesto. Ci sono le eccellenze e poi non ci sono le eccellenze. Quello che io cerco di fare e oggi posso fare è scegliere le persone con cui lavorare. E vi dico una cosa, non ho mai visto un ragazzo, una ragazza che ha iniziato un percorso sui social e che ha avuto successo e ha raccolto numeri solo perché spinto da desiderio di fama o di soldi. Ma sempre ognuno di loro e le persone con cui scelgo di lavorare hanno quella perla, no? Quello spunto, quella cosa che li muove, che sia l'intrattenimento, la capacità di far ridere, che sia un interesse. Cioè tra di loro c'è anche Roberto Celestri, che è un ragazzo che è appassionato di arte barocca e che fa scoprire le bellezze dell'Italia. Soprattutto oggi che essere influencer vuol dire condividere delle passioni, degli interessi anche molto, diciamo, verticali, no? Tra i tanti progetti che ho fatto ce n'è uno che vi racconto brevemente e che mi ha permesso anche di conoscere Rosy. È nato in collaborazione con Progetto Itaca, che è un'associazione che si occupa di salute mentale. Tanti dei ragazzi con cui lavoro mi hanno chiesto, insomma, di fare qualcosa su questi temi, che è un tema che io in primis ho sentito, che credo che appartenga anche a voi. E quindi insieme a Itaca abbiamo dato il via a un progetto di formazione per aiutarli a formarsi per condividere più consapevolmente contenuti relativi alla salute mentale. In un periodo in cui si straparla di salute mentale, si dicono anche una serie di castronerie, ho pensato che fosse importante e che sia sempre importante, soprattutto per chi è così esposto, condividere contenuti con una formazione, con consapevolezza. Questo mi ha permesso anche di incontrare Rosy, quindi probabilmente il cerchio si chiude e di essere qui. E per lasciarvi, se ci sono insomma delle cose che io quantomeno, e vi ringrazio per questo, ho imparato riguardando il mio percorso di questi anni, è che il talento, quantomeno nel mio caso, generalizzo, non esiste, cioè non ce l'hai. Il talento lo scopri, lo trovi una volta che scegli un percorso che veramente ti fa sentire vivo. La seconda cosa che ho imparato è che il percorso si può cambiare, anzi, se io non avessi cambiato tutte quelle volte non sarei stata pronta, non avrei avuto le competenze che mi avrebbero permesso poi di investire e di costruire quello che poi è stato in questi anni. E poi vabbè, la terza cosa, perché ho lasciato la parte della musica all'inizio, però se c'è qualcosa che vi muove, che sia la musica, che sia qualsiasi interesse, quello a prescindere dal percorso che sceglierete,
non vi lascerà mai se vorrete, e questo insomma per me è ancora molto importante, ed è la musica senza cui insomma non mi sentirei viva. Grazie. Grazie. Resta lì, non ti spostare da lì. Beh, ovviamente io sono di parte, per cui il fatto che la musica resta dentro di te è assolutamente, perché la musica credo che sia l'unico mezzo di inclusione reale che esista al mondo. Ma ascolta, c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda per lei? Comunque, cioè, non so se avete capito, ma lei praticamente è come se avesse fallito una decina di volte nella vita, concedimi il termine, per carità, però ha fallito una decina di volte. E poi ha detto, sentite, ma sapete che c'è? Ma io voglio continuare a capire che cosa c'ho dentro e basta, vado per la mia strada. Cioè, questo è successo, questo ha fatto, poi alla fine dei conti. Ma è molto difficile. Lei ha un sorriso stupendo, perché è fiera del fallimento fatto e poi della riconquista, del fallimento e della riconquista. E probabilmente anche la parola fallimento, non ho mai trovato un'altra parola, perché non mi piace raccontare quello che poi effettivamente sono dei fallimenti. Certo. Andrebbe trovato un'altra, sì. un'altra parola, perché io non vedo, cioè so che ho deciso di fare poi altro e tanto certo. altro, ma tutto quello che è stato, quei fallimenti in realtà sono, cioè senza, sono con quelli non avrei poi imparato nulla, quindi... Esatto. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Ho visto che guardavate i talent, probabilmente li conoscete alcuni, credo. Anzi, se poi avete delle dritte su scouting di influencer romani, interessante. Quello è sempre da inserire nel roster. Hai preferenze tipo food blogger o roba del genere? Food va molto, però anche basta. Tutto. Ah no, si è aperta tutto, ok. Qualche domanda? Nessuno? Timidissimi. Dai. Qualcuno di voi si sente un po' content creator? C'è un vostro amico che fa video divertenti? Oh, questo ha fatto... Qualcuno lo conoscete? Sicuro. Vabbè, ma perché in classe c'è sempre quello che spinge di più in termini di moda, di video e di comunicazione. In separata sede, glielo dico. Sì, esatto, in separata sede potete parlare tranquillamente con Benedetta. Allora, no, Benedetta, scusa, quindi la parola che ti rappresenta è... Credo talento. Talento, ok. Credo che sia un po' la sintesi. Bene, bene. Ok, allora, in teoria noi abbiamo finito, in teoria. Però prima di lasciarvi andare facciamo un attimo un feedback, che è una cosa che in comunicazione si deve fare, soprattutto quando si dicono tantissimi concetti molto, non pesanti, però da approfondire, su cui riflettere. Si deve sempre fare un feedback, quindi cercare un po' di raccogliere da tutto quello che abbiamo ascoltato le cose più importanti, o perlomeno quello che è bene che voi vi portiate in tasca, che vi ricordiate e che riutilizzate durante le vostre giornate. Ridò la parola alla senatrice Castellone, se vuole un po' giudicarci a proposito di stereotipi rispetto a quello che ha ascoltato. Se vuole dire qualcosa ai ragazzi. Allora, grazie Carlotta, no, più che giudicarvi assolutamente, anzi credo che questa mattinata ci sia servita un po' per veramente capire come e dove noi immaginiamo il nostro futuro e quali strumenti abbiamo per poter realizzare quello che immaginiamo. A me è servita tanto questa mattinata, quest'ora e mezza, perché in realtà le storie che abbiamo raccontato, come diceva anche Walter, un po' ci accomunano. Tutti noi veniamo da percorsi che sono partiti in un modo e stanno andando avanti in un altro modo. E quello che diceva Benedetta lo condivido, anche se io invece riguardo al talento, di cui pure parlo molto spesso, ho una visione un po' diversa. Cioè io penso che ognuno di noi abbia un suo talento e che il percorso per arrivare a scoprire quel talento può essere lungo, può essere accidentato, e che alla fine a scoprire quel talento ci arriviamo anche proprio grazie al percorso che facciamo. Quindi se posso augurarvi qualcosa, io davvero vi auguro di arrivare a scoprirlo quel talento e di non, vi invito a crederci fino alla fine. Cioè il talento può essere bravi a fare il pane, o il talento può essere scoprire la cura contro i tumori, non importa, cioè ognuno di noi ha un percorso di vita che deve fare, e davvero
penso che le istituzioni abbiano il dovere di fare in modo che tutti voi però partiate dallo stesso scalino e abbiate gli stessi strumenti. La cosa, come vi dicevo prima, che mi fa più male è invece rendermi conto che in questo momento ci sono giovani che vivono in alcune zone del paese o che vengono da famiglie economicamente più svantaggiate, che hanno più difficoltà a scoprire quel talento, perché chiaramente non tutti, no, abbiamo la possibilità di studiare, di viaggiare, di, no, alcuni sono costretti a lavorare molto presto e magari quando devi lavorare, quando devi portare a casa dei soldi perché altrimenti hai difficoltà a sopravvivere, il percorso che ti fa scoprire il talento può essere molto più accidentato. Quindi se anche io posso scegliere una parola, io scelgo invece la parola ascolto e la voglio declinare in due modi. Intanto ciascuno di voi deve però prendersi del tempo per ascoltare quello che ha dentro. E penso che le istituzioni invece in generale devono ascoltarvi di più, devono ascoltare di più voi giovani, devono impegnarsi a parlare la vostra lingua. Oggi abbiamo parlato di influencer, di mondi social, no? Di ambiti che spesso, per esempio, in politica vengono visti quasi come ambienti che sono confinati al gioco, al frivolo, quando invece oggi le nostre vite si svolgono anche in un mondo che è un mondo digitale. Quindi dobbiamo fare i conti con questa realtà. L'intelligenza artificiale influenzerà sempre di più il mondo del futuro, i lavori del futuro. Probabilmente quando concluderete il vostro percorso di studi ci saranno lavori che oggi neppure esistono e neppure possiamo immaginare. Ecco perché strumenti anche come quello di cui vi parlava Rosy, questa piattaforma Mi Assumo, sono molto molto utili, non solo per aiutarvi a mettere assieme i tasselli, perché tramite queste piattaforme, questi percorsi, voi potete capire in base a quello che vi piace, a quello non solo che sapete fare, ma che vi piacerebbe saper fare, quale può essere la strada che più si avvicina poi alla scoperta del vostro talento. Quali sono gli obiettivi che ci dobbiamo dare? Ho già detto che credo che un obiettivo importante sia fare in modo che tutti voi partiate dallo stesso scalino e abbiate a disposizione gli stessi strumenti. Oggi in realtà molti progetti sono finalizzati a questo. Sapete che noi abbiamo avuto dei fondi importanti, che sono i fondi per realizzare quel famoso PNRR di cui sentite parlare spesso, il piano di ripresa e resilienza. Se noi abbiamo avuto tutti quei soldi, oltre 200 miliardi di euro, è proprio perché l'Italia rispetto agli altri paesi europei aveva più divari da colmare, divari territoriali, divari sociali, e questi divari riguardano anche, per esempio, la parità di genere, l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile che è la più alta in Europa. Noi abbiamo anche il numero più alto di NEET, cioè quei giovani che non si stanno formando in questo momento e non stanno lavorando. Quindi tanti progetti stanno partendo per raggiungere questo obiettivo, che è quello dell'inclusione. Moltissimo si sta facendo per incentivare soprattutto le donne, come diceva Walter, a scegliere quelle materie STEM, superando quello stereotipo che purtroppo viene anche dalla politica, no? Abbiamo sentito politici dire le donne sono più portate per ruoli di accudimento, quindi le donne sono portate, devono essere per forza portate a fare la mamma, a fare l'insegnante, a fare lavori che si occupano più della sfera proprio di accudire qualcun altro, e invece sappiamo bene che non è così, ma anche qui serve una rivoluzione culturale. Quindi è importante che tanti percorsi stanno partendo già dalla scuola per stimolare le ragazze e le bambine che si sentono portate a seguire dei percorsi scientifici a poterlo fare. Anche su questo esistono moltissimi libri che vi consiglio di leggere su questo ambito. Molto si sta facendo, ma io credo che molto di più si debba fare invece sul diritto allo studio.
cioè fare in modo che si finanzino sempre più progetti che permettano di coprire le borse di studio per gli studenti meritevoli, che aumentino i posti di dottorato di ricerca, che si investa sempre di più anche in generale nell'ambito della ricerca. Sapete, il nostro paese è quello che investe di meno in ricerca e sviluppo. Il dato dice 1,4% del PIL, di cui lo 0,9% viene da investimenti privati, quando invece è uno dei settori che fa crescere di più il paese. Allora, tante altre cose ci sarebbero da dire. Io però vi dico solo che questo di oggi è un primo incontro, un punto di partenza. Spero che questa rete che stiamo costruendo con Rosy, con Walter, con Benedetta, con Carlotta, con voi, con i vostri docenti e con le tante scuole che fanno parte anche della rete di Parole Ostili possa essere utilizzata sempre di più dalle istituzioni. Anzi, suggerisco a Rosy di lasciarci proprio con una proposta che magari possiamo fare al ministro Valditara. Sappiamo che in questo momento sta partendo anche un percorso sperimentale di introduzione nelle scuole dell'educazione all'affettività, dell'educazione all'emotività, fondamentale anche per combattere la piaga della violenza di genere, perché anche quello è un percorso culturale, un cambiamento culturale che deve avvenire. E quindi accanto a questo percorso sperimentale noi possiamo mettere a disposizione anche del Ministero questa rete che è già formata, è già creata, perché come diceva Rosy, parole della rete di Parole Ostili fanno già parte moltissime scuole, e la promessa che vi faccio è quella di riuscire ad ascoltarvi sempre di più e di coinvolgervi sempre di più anche proprio nelle scelte che vengono fatte in questo luogo, insomma. Quindi grazie a tutti. Grazie. Io colgo, senti un attimo, proprio vai, 30 secondi, e vi anticipo una cosa, ragazzi. Quest'anno Parole Ostili ha scelto che il prossimo festival, che sarà a novembre, centrerà molto con la vostra generazione. Ci stiamo lavorando, stiamo capendo quale potrà essere anche il modo migliore, però ecco, volevo, è un'anticipazione, insomma, che stiamo facendo. E con questo raccolgo assolutamente la proposta della senatrice. Cioè, noi ci mettiamo a disposizione del ministro, no, delle istituzioni, per lavorare insieme con voi, quindi perché no, anche con voi proprio che siete qua, ma anche con tanti altri giovani, e magari perché no, creare una bella campagna social che sia di supporto a tutti questi temi. Voi che ne dite? Lo fareste? Ci dareste una mano? Non troppo entusiasmo. Non troppo entusiasmo, mi raccomando. No, vabbè, siete un po' timidi, quindi sicuramente se torniamo qualcosa si riesce a fare. Va bene? Ok, allora mi suggeriscono, Carlotta, posso dirlo a te, c'è un grande selfone finale, una foto tutti insieme? Assolutamente. Una cosa. Possiamo farla? Certo, la facciamo di corsa. A questo punto facciamo. Possiamo farla, io vi voglio anche chiedere una cosa, visto che siete un po' timidi e lo capisco, parlare in questo luogo non è semplice. Io ancora ricordo la prima volta che ho preso la parola in aula, tremavo come una foglia, poi vi assicuro che col tempo ci si abitua. Pensate però, quando tornate a casa, qual è la vostra parola? Pensateci e chiedetevi come fare per mettere quella parola anche al centro della vostra vita. Ok, allora, la foto? Allora ci abbiamo Tiziana che adesso ci coordina. Veniamo qua davanti e loro tutti qua? Loro là e noi ci mettiamo qua e ci facciamo un selfie. Ok. Dai. E poi tutti liberi. Grazie di cuore a tutti, davvero. È stato bello. Grazie a tutti e a tutte. Seduti.